Allora, luogo e data di nascita? Allora, il luogo è Roma, la data di nascita è alcuni anni fa, insomma. E non si può dire? Ma sai, io credo, guarda, una cosa che bisognerebbe evitarla per una ragione semplicissima, che un artista non ha età, prima di tutto. Vediamo De Oliveira, che purtroppo continuamente, dico, quando lo intervistano, dicono che passa 90 anni, eccetera, eccetera. È un giovane. Poi ci sono, diciamo, nel campo dell'arte delle persone che sono invecchiate subito, appena nate, perché sono dei pessimi artisti. Quindi un artista non ha età. Beh, perfetto. E il nome e il cognome dei tuoi genitori? Come cognome dei genitori, mia madre si chiamava Assunta. Il cognome? È Sfreddo. Mia madre si chiamava Assunta, è nata il 15 agosto e si è sposata il 15 agosto. Quindi praticamente con una festa lei risolveva tutto, poverino, riceveva soltanto un regalo. E mio padre invece è Giuseppe, quindi io non mi chiamo Gesù, ma poteva essere una cosa abbastanza interessante. E l'attività dei tuoi genitori? L'attività, dunque, mia madre è sempre stata, cioè lei è venuta a Roma come tutte le persone, mia madre era friulana, è venuta a Roma a cercare lavoro, quindi cercando lavoro ha fatto di tutto per avere così una libertà fuori da una regione che allora, mentre oggi è ricchissima praticamente, il nord-est è diventato ricchissimo, allora era poverissimo. Quindi ha fatto di tutti i lavori, ha incontrato mio padre praticamente era un cerimoniere, è stato cerimoniere dell'ambasciata prima giapponese e poi tedesca. Poi finita la guerra si è messo anche lui in pensione, eccetera. Sono conosciuti e da lì poi siamo nati tutti noi, ho quattro fratelli. Ah, ecco, i nomi. Uno più grande che si chiama Sergio, poi c'è il mediano che si chiama Raffaele, detto Nello, ci sono io, e poi c'è uno più piccolo che si chiama Franco. E solo tu hai fatto l'attore o anche... Solo io. Ah, sì. Tutti fanno mestieri completamente diversi. Mio fratello più piccolo, per esempio, è ricercatore all'Istituto Superiore di Sanità, è a grandi livelli poi oltretutto. Poi mio fratello Raffaele invece è rappresentante di medicina, è stato il primo rappresentante di medicina omeopatica in Italia. Tanto medicina tanto contestata perché le multinazionali naturalmente dei farmaci vogliono avere soltanto il dominio su tutto, insomma. E quello più grande invece fa arredamento e altre cose, vive a nord d'Italia. Senti, le tue aspirazioni giovanili? Sai, io guardo, ho tentato disperatamente, una volta lasciato, diciamo, il liceo, quindi il liceo classico? Sì. Ho tentato disperatamente di fare altre cose, cioè soprattutto di seguire magari l'università, però mi hanno riportato degli eventi, mi hanno riportato sempre in questo ambiente. Vuoi inizialmente perché per tirare avanti con i soldini si facevano delle cose tipo le comparse. Le comparse allora non erano come oggi, le comparse allora avevano un peso importante, c'era proprio una specie di sindacato, perché i film che si facevano erano grossissimi film, voglio dire, pieni di gente, di moltitudine, eccetera. Per cui, cominciando a guadagnare questi soldini, uno cominciava anche a vedere e a capire che forse anche in maniera maldestra lo studio passava in secondo ordine. E poi invece improvvisamente è nato questo fatto teatrale, prima radiofonico, perché io feci un provino proprio alla RAI e la RAI disse utilizzabile anche subito, mi hanno sbattuto a Radio Firenze per un anno, dove naturalmente... Ma avevi seguito corsi di recitazione? No, no, mai fatto. Io ho un episodio che racconto continuamente, cercai di entrare all'Accademia d'Arte Drammatica, allora c'era una signora che dirigeva, una signora, certa signora Capodaglio. È morta a Pescara? Sì. E la signora Capodaglio fece una cosa di questo tipo, cioè io entrai, andai su pieno di fiducia e ho detto, dico, sono Adalberto Vermelli, ho spedito una lettera, volevo sapere qual è. Lei ha spedito una lettera? Sì, una lettera. Ah, una lettera. Si dice lettera, perché la lettera è la lettera dell'alfabetico, la lettera è invece la lettera che si spedisce, si riceve. Ho detto, bene, credo che io ho spedito una lettera, sì. Cioè la lettera
me ne vado. E sono andato via. E devo dire che, insomma, per me è stato molto importante invece la frequentazione dei posti di lavoro, capire, rubare, che è una cosa che consiglio a tutti. Che l'Accademia è indubbiamente formativa, però, o c'è, non so questa parola, che non è che mi conforta e non voglio nemmeno utilizzarla per me, ma se non c'è materia, si possono fare tutte le accademie del mondo. Non è che uno fa architettura e diventa piano. Ah, certo. Sappiamo perfettamente. Quindi l'esordio nella radio, poi... nella radio, l'esordio nel teatro. Teatro? In che anno? Ma nel teatro io ho cominciato esattamente nel 64 con Visconti, con il Giardino dei Ciliegi. Ah no, no, scusa, prima, 63, con le Morbinose, Compagnia dei Giovani, De Rulla, eccetera, eccetera, poi Giardino dei Ciliegi con Visconti, Stabile di Roma, quindi la lavorazione della Stabile, esatto, di Roma. Quindi De Lullo, Falk? Falk, Guarnieri, eccetera. Poi appunto l'esordio con l'esordio, insomma, il passaggio alla Stabile di Roma, con la regia di Visconti, Il Mercante di Venezia, subito dopo Ettore Giannini fece il famosissimo Mercante di Venezia con Paolo Stoppa, io facevo Lorenzo, e poi abbiamo fatto l'Egmont in teatro, con la regia sempre di Visconti, musiche naturalmente di Beethoven, eccetera, eccetera. E dopo l'ultima cosa che ho fatto è stata Metti una sera a cena. Metti una sera a cena, dopodiché ho lasciato il teatro perché ho cominciato con la televisione, Freccia Nera, Le Stelle Stanno a Guardare, ecco, tutta questa cosa qua. E quindi praticamente subito dopo, già nel 72, La prima notte di quiete, La villeggiatura di Marco Leto, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, fino ad arrivare ad oggi, che ho interrotto la mia attività, diciamo, figurativa, perché le offerte che vengono sono meschine, schifose, improbabili proprio. Ed è bene, forse, io in questo momento sto facendo prevalentemente doppiaggio, non solo, ma sto preparando anche, abbiamo preparato insieme al maestro Riccardo Moretti questo Golem, che è una cosa meravigliosa, ne faremo dei concerti per tutta, forse per tutto il mondo, ed è musica appunto di questo Riccardo Moretti, la voce mia, eccetera. Ma fuori dalle soap opera televisive e fuori da un cinema che non c'è, di basso livello, piccoli eventini, ma insomma. L'esordio nel doppiaggio in che anno, in quale l'esordio società? L'esordio nel doppiaggio è stato negli anni contemporaneamente, nel 64-65. Il film? Non ricordi? Guarda, non mi ricordo, perché come tutti giustamente iniziai i primi turni dove facevo, non so, tre battute, ma dopo un mese già facevo il protagonista. E il direttore di questo film? I primi film, il direttore era un certo Mario Colli. Ecco, no. Quindi Mario stavi nella SAS? No, era la CID. La CID. Quindi la CID, Mario Colli, il quale indubbiamente dopo pochissimo tempo, insomma, mi mise a fare i protagonisti. E da lì ho fatto sempre, quasi sempre protagonisti. Ecco, mi puoi dire quali e in quali film così... Allora c'erano, era da ridere perché c'era un esordio straordinario. Praticamente c'era un signore, un regista, che si chiamava Cacace. Di cognome. E questo signore praticamente faceva così, girava una settimana con dei primi piani e rubacchiava pellicola, allora forse era permesso, da film americani di qua e di là. E lui montava un film praticamente, dove c'era la massa, prendeva i film, dove c'erano i primi piani, sconvolgendo la storia, sconvolgendo tutto. Io mi ricordo una volta che apparve proprio sullo schermo e fui chiamato a doppiare questo attore americano, che poi scoprì invece dopo, che si chiamava Antonio De Teffè, e si chiamava Anthony Stephen. Certo. Per cui, siccome noi ci rifiutavamo di doppiare i film americani, insomma, e i film italiani. Insomma, Anthony Stephen, e per risparmiare naturalmente soldi, lui la colonna sonora non la usava. Per cui si vedeva questo signore che stava lì e faceva, muoveva la bocca. Io mi ricordo che trovai scritto sul leggio, non ricordo esattamente la frase, ma insomma c'era scritto: chi di voi è John Smith?
Allora guardo lo schermo e capisco perfettamente che la frase era molto corta, come diciamo noi, perché la faceva. Allora, chi di voi è il signor Smith? Andava avanti, dico, guarda che corta, faccio l'assistente. E lui dice, ma prova a allungarla un po', proviamo. Allora, chi di voi è John Smith? Manca un sacco di roba, dico, lo vedi che continua a parlare. Prova ancora, dalla regia si sente un signor, questo signor Cacace che fa, quello ha detto, cerchi di allungare di più. Chi di voi è John? Dico, guardi che è proprio cortissima, mettiamoci chi di voi signori che siete seduti ai tavoli e avete un cappello in testa, si chiama Jasmine, perché oh, tutta questa roba. Questo qua dice, non facciamo gli spiritosi, facciamo i professionisti. Non avesse mai detto, tolsi il mio mocassino, lo tirai contro lo schermo dicendo come Michelangelo, perché non parli? E la cosa si chiuse. Questo fu un evento abbastanza storico, perché quel buco sullo schermo rimase per anni, tutti si ricordavano questo fatto. E il film, no? Il titolo non te lo ricordi, perché se questi potessi... western all'italiana, sì. Dopodiché invece il primo grande, diciamo, film, se vogliamo, da questo punto di vista fu colui che volò sul nido del cucco, Jack Nicholson, Neri, ecco, sì. Con e quindi... la regia doppia di Kubrick, che telefonava da Londra per sentire le voci. Fu un lavoro lunghissimo, la 18 mattina, e praticamente... Quindi eri già in CVD? Eri in CVD? No, eravamo in CVD, sì. CVD, eri riuscito nel CVD. 70 e passavi... 70... Fine anni 72. 72, mi sembra. No, la CVD è stata fondata... Nel 70. Questo è 72, mi sembra. Ah, ecco, sì. E tu quindi provenivi... No, aspetta. No, nel 72 io doppiai l'Arancia Meccanica di Kubrick. Ecco. Sì. Nido del Cuculo è a forma. Nido del Cuculo è il 76, se non sbaglio, addirittura. Un po' prima, 74-75, però stavi in CVD. Sì. E come hai deciso di uscire dalla SAS e fondare... La SAS, dalla CID. Dalla CID, sì, dalla CID. E fondammo questa... Beh, ma sai... Stavi con Ornella Cappellini. Sì, Carlo Baccarini. Tutti, c'erano tutti Valdesi, insomma, tutti. Ma sai, loro ci fu una scissione nella CDC. Formarono la CVD, chiamarono parte di persone che non stavano più bene alla CID, e quindi ci fu questa. Sì, e quindi è una ricostruzione che in qualche modo ho già fatto nel primo volume, ma da lì riprenderò. E le modalità di entrata nel mondo del doppiaggio è casuale, è stato casuale o una necessità? Beh, venendo dalla radio e conoscendo delle persone che facevano già doppiaggio, come Corrado Gaipa per esempio, lui mi disse ad Alberto vieni, cioè lui aveva doppiato il Gattopardo, e quindi mi disse vieni che parliamo di questa cosa, perché c'è una bella voce, perché no, mi fa. Sì. Ecco, in seno alla società, quindi dalla CID, sei passato in CVD e poi hai avuto altri percorsi? No, sono rimasto gruppo 1, come chiamato. Ah, quindi sei rimasto sempre lì? Fuori. Ecco, non hai... I direttori di doppiaggio storici con cui hai lavorato? Panicali, non so. No, Panicali mai. Con Sibaldi? Con Maldesi, con Giannini e Ettore sì. Che mi fece fare 350 volte queste canne della mia, tutte canne della mia canne, ossa delle mie ossa, che era la Bibbia allora, mi ricordo. Andava bene la prima, praticamente, quando l'ho riascoltata. Poi, diciamo, con c'era Mario Colli, Maldesi, ma sei tantissimi, insomma, mi sfuggono anche. No, anche gli storici, ecco, Renato Turi, quindi qualche volta sì. Quando poi si interpellavano. Comunque intendevo per storici Panicali, no, i Sibaldi. No, perché Panicali è rimasto alla CDC. Rientrò, perché lui uscì nel 57 per fondare la SAS. Uscì Cigoli dalla CDC e rientrò lui. Ecco. E, hai un maestro per quanto riguarda il doppiatore o il doppiatore di riferimento? No. Il doppiatore che ti piaceva di più qual era? Ma guarda, io devo dire, i doppiatori che mi piacciono di più sono quelli che non si riconoscono.
perché vedi c'è un difetto di forma secondo me molto importante. Noi abbiamo avuto, e non faccio nomi, dei doppiatori molto molto importanti, no? Importanti nel senso che doppiavano degli attori importanti, però usavano sempre la stessa voce. Ed è un guaio, perché voglio dire, è chiaro che tu non puoi usare la stessa voce per un attore. La Rinaldi per un attore. No, però. Rinaldi, quindi, Rinaldi non è così. No, no, appunto, ci sono sì, quelli che passano storicamente per essere stati molto bravi, però erano tutti riconoscibili con la stessa voce, con lo stesso modo di fare, con le stesse cose, eccetera, eccetera. Bellissime voci, però tu non puoi doppiare un signore grasso che ha una voce completamente diversa, se vuoi, pesante, eccetera, eccetera, e dare la stessa voce a un altro sigarigno alto con 30 anni di meno. Insomma, lì è un difetto grosso di questo mestiere. Bisogna cercare in tutti i modi, senza fare l'imitazione, perché poi l'imitazione non si fa in quanto noi parliamo italiano, ma cercare di avere quella grana di voce, quel timbro di voce, quella, che deve cambiare, altrimenti non si capisce niente. Cioè, c'erano delle bellissime voci, ma per esempio era molto riconoscibile, che ti posso dire, Gualdiero De Angelis. Certo. Era riconoscibilissimo. Anche Locchi era riconoscibile. Anche Locchi, Cigoli poi era sempre uguale. Sempre uguale. Però, E per non parlare anche di Carletto Romano, hai capito? Che certo. Soltanto quando faceva Jerry Lewis. Sì. E differenze tra il doppiaggio del passato e l'attuale? Ecco, lo dice oggi in sala. Ecco, sì, l'ho registrato. Gli anelli, hai capito? Quindi gli anelli in cui sì, c'era un'armonia diversa, c'era un rispetto diverso, si riusciva a parlare con i colleghi, c'era una colleganza vera, perché si parlava dei nostri problemi, c'era familiarità, c'era il tempo di fare questo. Sì. Ripeto, il film più breve durava minimo 3-4 settimane. Insomma. Sì. Quindi ci si vedeva, ci si confortava, si giocava, si mangiava insieme, eccetera. Adesso salette buie, sempre più piccole, fanno male gli occhi con una rapidità agghiacciante, cioè finisce una sequenza, pam, arriva l'altra. Insomma. Uno non si rende nemmeno conto di quello che sta facendo. E devo dire che questi ragazzi che sono... Sì, forse è una parola sgradevole, ma che sono dei veri doppiatori, perché io questa parola la odio, devo dire, onestamente, no? La odio perché è un mestiere dell'attore questo. Chiamiamola sincronizzatore, post-sincronizzatore, reinterprete, ma usiamo sto doppiatore. In Francia doubleur vuol dire quello che fa il cascatore, praticamente. È completamente diversa. No, che sono ormai delle macchine terribili. Delle macchine senza anima, io ormai riconosco anche questi doppiaggi fatti male, perché se uno chiude gli occhi e non guarda lo schermo, dice ma che sta dicendo? Che non c'è emozione nella voce, non c'è. Sì, sì, una freddezza di una tecnicità che fa paura. Quindi hai già risposto a considerazioni sul doppiaggio. Attori italiani doppiati? Ne hai doppiati? Dunque, una volta mi ingannò De Sica. De Sica mi ingannò perché mi disse che nel Giardino dei Finzi Contini, anche lì la produzione era un po' più diciamo ricca, ma la colonna sonora non c'era, perché sapevano perfettamente che avrebbero doppiato tutto, perché la maggior parte erano attori francesi, c'era Dominique Sanda, non mi ricordo chi c'era, insomma, eccetera, eccetera. E poi lui mi dissero che questo attore si chiamava Fabio Testino. Fabio Testini, c'è un attore francese, era Fabio Testi. È tua la voce di Fabio Testi. Allora io dice, guarda, me lo devi fare in milanese, mi ho preso questo attore francese, tutti. Io quando l'ho finito di doppiare poi mi sono reso conto invece alla fine, dopo un mese, due, che era stata qui. E noi, attraverso proprio un sindacato nuovo che abbiamo formato, occupammo la Fonoroma. Abbiamo occupato la Fonoroma, ma con degli attori straordinari come Gianni Santuccio, La Prignone, contro il doppiaggio dei film italiani. Certo, me lo ricordo. E lì ci fu una cosa sgradevole, perché per esempio il film era Addio fratello crudele di Peppino Padone Griffi, e richiamarono me per doppiare Fabio Testi, non sapendo che invece noi siamo entrati tutti in sala, e lui, Peppino, faceva, oh ma Lilla, ma cosa fai qua? Gianni Santuccio, ma come mai? Senti qui, ah ciao, tutti stavano dentro questa sala di doppiaggio, dovevo essere io solo. E come mai? Dico, guarda, noi occupiamo la sala perché così. No, io non voglio sapere di questo.
queste cose, ah, e se ne andò, non prese posizione, insomma fu una cosa all'italiana. Sì, sì, sì. E noi restammo, abbiamo dormito dentro la Polorona, tutti quanti, con la solidarietà fuori, avete bisogno. Quindi questo è il 68-69. Panchi di messi, panchi di... Oh, ma insomma eravamo tutti. Sì, e poi non l'hai doppiato? No, non l'hai doppiato. Sì, no, sì, ci fu un collega che è morto che l'ha doppiato. Posso sapere? Corrado Pane. Ah, Corrado Pane. Purtroppo. Sì, sì. I film più significativi e gli attori più significativi che hai doppiato tu? Jack Nicholson, direi il primo. Poi Arancia Meccanica. Guarda, tantissimi. Io per esempio non so... Beh, vabbè, adesso... Clint Eastwood, poi... Ma... questo ultimamente. Sì, Million Dollar Baby. Sì, no, io intendevo proprio sì. Negli anni 70-80. Ma guarda, doppiai anche Sean Connery in Zapdos. Ah, ecco. Poi di famosissimi, insomma, vabbè, a parte Jack Nicholson, a parte Michael McDowell. Ma sai... Abbastanza, però poi c'è stata una pausa perché io per parecchi anni, dal 72-73, praticamente, sai, sono stato in Francia a fare 3-4 film, quindi sono tornato in Italia e ho cominciato di nuovo a fare televisione, quindi doppiaggio non ho fatto veramente poco, insomma, sì, sì, certo. Ultimamente invece Michael Caine, in un film bellissimo che purtroppo con l'evento delle due torri, il film della Miramax, non l'hanno mandato in onda, cioè non l'hanno mandato, scusa, sugli schermi, l'hanno relegato fuori perché parlava degli attentati che la CIA invece faceva in Medio Oriente, il famoso... E che è il titolo del film? L'Americano Tranquillo, The Quiet American, è un film di una bellezza, di una bellezza, c'è un'atmosfera meravigliosa, lui è bravissimo, ma è un film che io proprio dico a tutti di prendere, c'è il DVD in giro, compratelo, vedetelo perché è un film meraviglioso. E purtroppo lui doveva vincere l'Oscar, già lo dicevano tutti che avrebbe vinto l'Oscar, avrebbe vinto l'Oscar. Non potevano accettare questa regola, hai capito? Perché lì si vede proprio la CIA che fa il terrorismo, mette le bombe. Quindi è inutile che loro parlano di terrorismo agli altri, capito? Senti, io cerco in ogni biografia di riportare un dialogo celebre doppiato. Che scegliamo? Dimmi, Arancia Meccanica o Jack Nicholson di... Scegliere? Sì, di scegliere. Beh, guarda, c'è l'inizio dell'Arancia Meccanica. Allora, mettiamo quello, me lo ricordo, certo. Mettiamo quello. Mi puoi definire... Puoi mettere due pezzettini. C'è anche, per esempio, quello di Jack Nicholson quando si arrabbia con la direttrice del manicomio. C'è questo sì. E la direttrice da chi era doppiata? Perché altrimenti mi troverei... La Martini. Benita Martini. Martini. Va bene, allora la devo intervistare. Che gran. Sì. Senti, mi puoi definire la tua voce? Ma io non ho una voce, e questo è il fatto, che devo avere tante voci, su questo non ho dubbi, insomma non lo dico io poi praticamente, perché va dal falsetto alla voce di testa, alla voce di petto, alla voce afona, dipende dagli attori che uno deve doppiare, dipende anche dalle circostanze interpretative, capito? Cioè sai, ci sono delle voci, perché parlano tutto così, io sempre con lo stesso timbro, quelle sono terribili, perché sono delle pentole in ebollizione, come dico io. E invece, a secondo anche dei, ripeto, dei personaggi, dei film, bisogna usare... La voce è uno strumento, capito? Quindi, uno strumento monocorde è terribile, è come un basso in do, dun, è sempre quello. Invece bisogna... Sai, questo dipende molto proprio anche dalla capacità artistica. In effetti è un po' come la musica e come i colori. Cioè tu puoi fare, ma col rosso non è che fai molto, capito? Col nero, eccetera. Quindi la musicalità nella voce è molto importante perché sprigiona anche uno stato d'animo, un'educazione culturale, una capacità di sentimenti. La voce è l'unica possibilità che abbiamo, a parte l'espressione del viso, eccetera, di trasmettere emozioni, sentimenti, amore,
negazione, bugia, si sente la voce, ci sono tante situazioni. Senti, i tuoi hobby quali sono? Ma ne avevo uno, che era quello del padre di Pinocchio. Ah. Mi piaceva molto il legno, cioè la materia, però comunque l'ho dovuto abbandonare perché stranamente una volta c'era più tempo anche per questo. Cioè io avevo una casa in campagna e quindi mi dilettavo a fare mobili, a costruire cose, è vero che sono, piacciono anche molto. Io poi avevo una rapidità pazzesca, ho fatto un divano letto da mostra con un legno che pino russo, un divano letto da mostra, nel senso vero, che era più letto che divano, grande da mettere davanti un camino, tutte queste cose qua, con i cuscini, le federe, il materasso, tutto fatto, eccetera, eccetera, dalle 10 di mattina alle 6 del pomeriggio era pronto. Ah, però. Sì. Come Gianni Musi. Mi ricordo che venne la ospitata da me, la ragazza della Giuliana Desio, perché siccome ci serviva un letto in più, ho detto dico dorme lei. Infatti ha dormito su questo divano. No, ma di una rapidità, devo dire, in questo, senza misura, senza metro, capivo già gli incasti, le cose, il materasso da poterci mettere, i cuscini trovati nei bancarelli di un mercato, insomma, questi grandi pieni di merletti, di cose. È una cosa molto bella.